Giuliana Coppola e Sandro Romano sono tornati in terra filia solis, alle porte di Brindisi, in una campagna per seguire una semina. E hanno ben pensato che non si conoscono i nuovi ritmi che affidano il grano e l'orso ai solchi della terra. Sono tecniche nuove, ma l'emozione rimane sempre la stessa. E prima di compiere qualunque azione, qualunque lavoro in questa terra che noi amiamo, noi dobbiamo pregare gli dèi del luogo. Oggi lei è qua, ci osserva e ci assiste nel lavoro. Ancora una volta anche a lei noi offriamo la luce della lampada. È santa, come al solito, che accenderà il lume. Noi iniziamo a lavorare e in questa terra salentina oggi compiremo il rito sacro, affideremo i chicchi alla terra. Oggi è una giornata bellissima. E sono venuto qua in questa terra forte su cui è già passato, un giorno passava l'aratro, adesso passa il trattore. E sono venuta qua perché in questa terra è arrivato, e sono passati 2000 anni, è arrivato un poeta che si chiama Virgilio. Sono venuta qua con il suo libro perché di questa terra lui parla. Lui era nato a Mantova, ma ha deciso che quando la terra doveva salutarlo e dirgli addio, lui doveva fermarsi a Brindisi. E a Brindisi esalò, come si dice, l'ultimo respiro. E questa terra che è sacra perché l'ha cantato un poeta e perché ha detto che non c'è terra migliore che possa ospitare i semi. Adesso sarà Emanuele a mostrarci come si affidano i semi alla terra e come la terra poi protegge i chicchi e come seminando in una giornata di sole sarà abbondantissimo il raccolto. Mantova mi ha generato, dice Virgilio, e Brindisi lo ha accolto. È così anche che si celebra un'unità d'Italia su un filo di seme. Luigi, questo seme è caldo caldo, vorrei che lo sentissero, che riuscissimo a farlo sentire a tutti coloro che hanno un po' perso il gusto della semina. Qual Sì, è guarda. oggi il tuo compito, Niente, il mio Luigi? compito oggi è di seminare e praticamente prendere il lavoro che si faceva una volta a A mano. mano, quando il contadino passava. Sì, dava. Passava Luigi Sì. e lo affidava. Invece oggi tu. Oggi con il trattore viene fatto. Emanuele, incominciamo questa avventura. Io e te e Luigi, in terra salentina. Adesso io non so, te lo giuro, non so come procede questo lavoro e non so, e penso che non lo sappiano neanche i bimbi a cui questa storia è affidata, è dedicata e consacrata. Ci sono i miei nipotini piacentini che amano molto il trattore e amano molto i lavori dei campi e loro mi hanno raccontato una leggenda, la leggenda di Chiccolino. Chiccolino è il granello che noi abbiamo visto e fa: Chiccolino, dove stai? Sottoterra, non lo sai? Sottoterra non fai nulla? E lui risponde: vivo dentro la mia culla. Allora io vorrei che mostrassimo ai nipotini anche di Piacenza come questa nonna un po' pazza
si affida a te, Emanuele, e affidiamo il chiccolino alla terra. E adesso dimmi, Emanuele, come procederà questa storia. Noi partiamo da tre fasi. La prima fase, prepariamo il terreno 2 o 3 giorni prima. Poi tramite il trattore con la seminatrice seminiamo il prodotto e poi passiamo alla fase di interramento con il trattore con la fresa. Ma noi oggi cosa seminiamo? Oggi seminiamo orzo. Orzo. Ho letto sul mio poeta Virgilio che l'orzo si deve seminare quando la Libra attraversa, la costellazione della Libra attraversa il cielo, quando le notti e i giorni sono uguali come lunghezza e quando questa terra bella grassa grassa è un po' secca da pioggia, quando non è piovuto. Lui aveva ragione o no? Sì, aveva ragione. Aveva ragione, cioè bisogna aspettare. La fase principale è farla quando non è abbastanza bagnata, in un periodo giusto. In un periodo giusto, oggi forse per questo il cielo ci ha dedicato questo azzurro, sì. C'è tramontana, si sente il respiro del mare che sta a 2 passi da qua e noi adesso, Emanuele, andiamo. Ti seguirò, Emanuele, in questo tuo percorso. E poi noi davvero affidiamo il chiccolino alla terra. Affidiamo il chiccolino alla terra. Emanuele sorride e noi andiamo. Buon lavoro, Emanuele.